Ciao meraviglie, rieccomi con un nuovo video. Oggi sarà il mio primo video recensione. Perché? Voglio recensire questo prodotto. Scusate se il pacco già è andato, però per aprirlo ci ho messo una vita. Questo primer correttore viso della Max & More. Sapete che sono in fissa con la Max & More momentaneamente, quindi sì. Vi leggo prima quello che ci sta scritto sopra. E poi in italiano ovviamente, poi vi dico qualcosina, cioè vi dico la mia esperienza con questo prodotto. Il primer correttore viso della Max & More è la base perfetta per il tuo make-up ed è adatto ad ogni tipo di pelle. E fino a qua, bellissimo. Questo primer correttore viso rende la tua pelle liscia e prolunga la durata del tuo make-up sul viso durante il giorno. Il primer è facile da applicare e impedisce al fondotinta di penetrare dentro la pelle. L'uso, agitare, poi agitare prima dell'uso, usare eventualmente una crema o protezione solare e lasciare agire per 10 minuti, dopodiché puoi applicare il fondotinta. Dunque, allora, il prodotto in sé si presenta bene in questa boccetta di vetro, molto facile da applicare, semplicemente premere e poi esce questa mina qua trasparente che al tatto è molto delicata, molto veramente molto vellutata, delicatissima, profuma neutro, profumo non ne ha. Anzi, all'inizio la prima applicazione un po' puzzava, infatti ho detto sì, perfetto, puzza. Invece no, poi man mano, forse te la prendo la prima, ovviamente, essendo chiusa, poi piano piano, sì, neutro, proprio non ha odore. Quindi molto delicata, molto vellutata sulla pelle, lascia infatti la pelle molto liscia e su questo, perfetto, mi trovo benissimo. Sì, applico prima la crema, ovviamente prima di usare questo prodotto e poi lo metto ovviamente su tutto il viso. Che rende la pelle liscia? Sì, è vero. Posso confermare, cioè, rende la pelle veramente vellutata e liscia, su questo sono d'accordissimo, mi trovo infatti per questo molto molto bene. Il fatto che dovrebbe, ovviamente, questo primer dovrebbe prolungare il make-up durante la giornata, prolungare la durata del make-up, ecco. Su questo forse non proprio. Diciamo che già durante il pomeriggio già comunque vedi che sembra fresco, cioè comunque già il pomeriggio vedi sfumature qua sotto, il correttore non ci sta più, il fondotinta un po' per i cavoli suoi. Su questo forse no, non mi trovo bene, non prolunga molto, cioè non prolunga di molto come normalmente il make-up durante la giornata. Quindi su questo no. Che è facile da applicare questo. Sì, per fare questo ovviamente non mi hanno pagato, questo l'ho comprato, eh. Non è costato neanche molto, sinceramente penso sia stato sui 2 euro e qualcosa. Cioè non è che volevo ovviamente provare perché mi sono in fissa con questi prodotti della Max & More, voglio provarli e vedere in quali io mi trovo magari meglio. Quindi ho detto, perché no, provo anche questo. Che cos'è quella scritta? Scusate un attimo. Tutto ok? Ho fatto male mentre... Oh, che mi sono portata tutta la camera. Sono tornata, sono qui. Cioè, io una volta che non faccio danni in un video, mai, è assurdo. È entrato tipo l'anello dentro il dito. Comunque, sì. Allora, sto dicendo sì che usando una crema o magari una protezione solare non penetra nella pelle. Su questo penso sia così perché comunque non me la sento, cioè non è pesante. Pesante nel senso non mi sento impacciata in viso, cose varie, assolutamente no, proprio. Bella, liscia liscia senza problemi. Usare il primer dopo aver applicato una crema idratante o una protezione solare, come ho già detto, e lasciare agire il primer per 10 minuti. E poi dopodiché truccarsi come si vuole. E questo è il prodotto, come ho già fatto vedere. Purtroppo il suo compito ovviamente era quello di prolungare il make-up durante la giornata, per tutta la giornata, però non l'ho fatto. E questo ovviamente mi dispiace, però sul resto è comunque idrata la pelle e cose varie, questo sì.
questo era il mio piccolo, il mio primissimo e cortissimo video recensione sul, su questo prodotto. Tenevo molto a farlo. Se avete domande lasciatemele giù nei commenti. Mi volevo scusare ancora per la terza volta, perché comunque ci sono rimasta anche male, il video che ho fatto, il mio primo video, proprio il primo, i preferiti del mese, dell'anno, sì, del mese. Porca miseria, mi è uscito, cioè l'inizio era tranquillo, sicuramente ve ne siete accorte che alla fine del video mi si è, ci sono delle parti ripetute 80 volte, sì. Io me ne sono accorta mentre lo guardavo su YouTube, non prima, perché mi sono addormentata mentre lo editavo, sì, perché erano tipo le 11, io basta, adesso penso sia finito, poi me lo scarico, cioè lo porto sul PC e da lì l'ho caricato direttamente l'indomani su YouTube prima di andare, andare al lago, come avete già visto il videoblog. Sì, è stato un casino, quindi mi dispiace anche perché non fa piacere vedere un video tutto cioè ripetuto, non è giusto. E quindi, però se è stato comunque di vostro gradimento, sì, non succederà più, veramente, stavolta lo riedito di mattina quando ho tempo, perché mai più di sera, se una scema che mi si addormentava a PC 8 volte consecutivamente, basta. Quindi, sì, adesso chiudo. Se avete guardato questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao meraviglie!